Carissime, carissimissime amiche, carissimissimi amici, buongiorno dal vostro Giocherellone. Il Giocherellone oggi cosa vi porta? Voi sapete che sul mio canale potete trovare videogiochi del passato, del presente, early access, argomenti anche non legati ai videogiochi. Andate a scavare ovviamente sul canale di YouTube, cercate le playlist, cercate i podcast, vedete più di 3400 video, compresi gli shorts ovviamente. Veramente qualcosa di inimmaginabile, di incredibile. Oggi vi porto un videogioco uscito su scheda Atomic Wave, che era basata su hardware Dreamcast, andava a cartucce e ripercorreva praticamente la strada che aveva fatto l'SNK con Neo Geo, quindi stesso hardware, stesso cabinato, oppure o meglio stesso hardware con cartucce interscambiabili, ragazzi. Principalmente diciamo questo tipologia di hardware è stato prodotto per essere utilizzato nel mercato orientale, soprattutto coreano, cinese e poi un pochettino anche in quello giapponese. I giochi quindi hanno una grafica molto molto simile alla Dreamcast e praticamente infatti lo stesso identico hardware con un maggiore tipo quantitativo di memoria. Andiamo quindi a vedere, ragazzi, che cosa possiamo vedere oggi in questo mitico Faster Than Speed. Faster Than Speed, un videogioco molto particolare fatto proprio dalla Sammy, che non solo andava a utilizzare, pensate un pochettino, andava a utilizzare a creare appunto l'hardware, ma addirittura lo andava a produrre i videogiochi, quindi hardware e software insieme. Ovviamente voi sapete che la Sega praticamente ereditò, fu fusa con la Sammy al fine appunto di non cadere in bancarotta. Vediamo, ragazzi, immediatamente come utilizzare questo incredibile videogioco che permette praticamente la visione di queste grafiche, di queste macchine, dalla grafica molto molto intrigante, molto simile a Need for Speed. Perfetto, ragazzi, mettiamo praticamente subito quella che è praticamente la nostra praticamente mitica, ragazzi, incredibilmente retromarcia. Non si può mettere, ragazzi, la retromarcia in questo videogioco. Che dobbiamo fare? Purtroppo è così praticamente. Iniziamo a mettere quindi subito la quarta, andiamo molto molto veloci, la grafica è molto molto bella, devo dire la verità, la velocità praticamente del gioco c'è, ma e poi il bello è il design, vedete tutte queste lucette che praticamente sopra la nostra carrozzeria vanno a riflettersi. Ragazzi, cosa sta succedendo qui sopra? Dobbiamo distruggere tutto, quindi dobbiamo anche andare in luoghi in realtà chiusi al traffico. Vedete un pochettino che cosa accade? Andiamo sui birilloni, praticamente i birilloni in realtà potevamo andare anche a sinistra, in realtà vedete addirittura non possiamo andare a destra, quindi veramente qualcosa di incredibilmente scocciante per certi aspetti. Un giochetto simpatichello, dobbiamo dire la verità, è un giocattolo simpatichello. Guardate qui sopra cosa sta succedendo, vado subito a usare la nitro, ragazzi, perché possiamo usare la nitro per accelerare praticamente tutto. Un pochettino confuso praticamente, dobbiamo dire la verità, vedete un pochettino sto andando a parcheggiare, addirittura ci sono dei muri invisibili, ragazzi, un po' triste devo dire la verità come videogioco, ma sembra intrigante. Facciamoci un'altra bella partitella next player, perché ragazzi, avete capito bene, si può giocare praticamente fino a 4 giocatori. Andremo a prendere adesso questa specie di Fiat Punto, addirittura con i marmittoni. La grafica è comunque molto bellina, devo dire la verità, non ci sono auto ovviamente licenziate o in maniera originale. Vedete addirittura ci sono queste lucette praticamente nelle parti sottostanti dell'autovettura. Iniziamo quindi subito ad accelerare, vediamo quindi cosa possiamo fare. Possiamo, abbiamo solamente due visuali, mettiamo la visuale posteriore in modo tale da goderci anche la macchina come si deve. Abbiamo fatto un power slide, quindi abbiamo avuto praticamente un tempo aggiuntivo, quindi dei secondi aggiuntivi oppure forse dei punti, ma non vedendo punti credo che abbiamo avuto ovviamente una qualche cosa in più, forse dei secondi, oppure non abbiamo avuto forse anche niente. Andiamo velocemente, ragazzi, ci troviamo in questo percorso molto intrigante, devo dire la verità, vedete un pochettino, mamma mia ragazzi, distruggiamo praticamente tutto, bidoni di tutto e di più. Andiamo immediatamente subito a distruggere praticamente questi oggettoni, vedete un pochettino, entriamo nei birilloni, ci troviamo qui sopra su questa strada come potete notare e vediamo quindi che cosa altro andare ovviamente a comprare. Possiamo andare a destra o a sinistra, andiamocene a destra, ragazzi, perché facciamo una strada un pochettino diversa, dobbiamo dire la verità, vedete
vedete, ce ne andiamo di qua. Carranzone, Alessandrino, quando mettono le offerte all'Eurospin. Alessandrino lo vedi? Io non lo vedo praticamente. Alessandrino purtroppo non c'è più. Non c'è più, non che sia ovviamente deceduto, non sia mai, ci mancherebbe bomba davanti a questi camion che ovviamente non si fanno niente. Alessandrino, ecco qua, time extended, facendo, andando praticamente su questa parte qua del retrocarro. Purtroppo Alessandrino non vuole venire da noi, non vuole venire da noi, vuole leggere il remoto, si è quasi arreso. Il problema sono le poste. Le poste ovviamente, tu sai, Alessandrino si prende la connessione dalle poste e poi dice arrivederci, buona giornata. Quindi purtroppo le poste hanno bannato praticamente proprio Twitch, perché il caro Alessandrino forse si connetteva, perché Alessandrino è stato bannato da Twitch tempo fa con un nick. Il nick era il leone di Rimini, pensa un pochettino. E quindi forse stava parlando con qualche ragazza, ha litigato con qualche ragazza e poi ovviamente lo hanno bannato, come per ripicca addirittura. Pensate un pochettino, ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua. Abbiamo anche sbagliato perché abbiamo messo la modalità caro Carnazzone a 4 praticamente giocatori. Il Carnazzone, il Marco Carnevale, il grande professore, ragazzi. È arrivato Marco Tiello, praticamente il professore, che esce da dentro al cestello. E quindi ovviamente, ragazzi, siamo riusciti addirittura a finire questa gara. Vedete, grafica molto veloce, si precipita guidando, ecco qua. Così, dipendenti delle poste di Rimini si sono presi il cazzatone che stanno sempre su Twitch. Esattamente, invece in realtà chi è che ci andava praticamente sempre su Twitch, lo hai capito bene, il mitico Alessandro Arcangeli, detto anche il leone, praticamente il leone dell'Emilia Romagna, detto anche il Piadinaro, pensa un pochettino. Infatti il caro Alessandro Arcangeli è chiamato anche il Piadino Man, perché sì, diciamo, lui va praticamente quasi sempre a mangiare praticamente di tutto e di più. Pensa un pochettino, ce ne possiamo andare in questa parte qua, vedete un pochettino caro Marco Carnevale, quindi ce ne possiamo andare di qui, ma non di là praticamente. Perché? Perché purtroppo accadono delle cose un pochettino bruttarelle, vedi un pochettino. Ah, perfetto, ragazzi, andiamocene a pigliare da questa parte qua, andiamo nella versione avanzata. Infatti possiamo scegliere queste marcutiere, che sono queste macchine molto stile, praticamente Need for Speed, molto bella la renderizzazione, molto belle le calcolmanie, molto belli praticamente queste texture delle autovetture, caricamenti praticamente istantanei. Possiamo addirittura selezionare le varie musiche praticamente, quindi molto molto simpatico. Giochi fatti anche in maniera molto economica e anche facili da programmare, questo perché ovviamente la Dreamcast era molto molto facile praticamente da programmare. Vi ricordo anche che abbiamo anche la Nitro, praticamente veramente assurdo, dobbiamo dire, Subaru Marcutiello, ovviamente la macchina pezzottata di Marco Carnevale, comprata praticamente tramite pubblicazioni in edicola di Costruisci la tua macchina in 28.000 puntate. Praticamente Marco Carnevale sta ancora praticamente creando le ruote della macchina, vedi, addirittura non puoi andare in determinate zone, ci ricorda un po' MSR, dobbiamo dire la verità, nonché i vari Need for Speed che ovviamente il mitico Marco Carnevale avrà giocato ovviamente tutti quanti, dobbiamo dire la verità. Subaru Marcutiello, ecco qua, vedete un pochettino. I dipendenti delle poste italiane sono molto arrabbiati con Alessandro Arcangelo, perché giustamente dice Alessandro, ma che cosa sta facendo praticamente? Ma nessuno ovviamente sa di questa cosa, che ovviamente hanno messo i ripetitori direttamente sotto la camera da letto di Alessandro Arcangelo. E quindi lui dice, ma perché non ne devo soffrire, mica sto rubando la connessione? Perché è sempre meglio il figlio del re, ecco qua, dobbiamo dire questo. Va bene, che dirvi, noi fin quando ovviamente rimaniamo nella legalità non possiamo che dire il mitico Alessandro Arcangeli di venire anche lui nel nostro mitico gruppatiello. Ecco qua, ragazzi, attenzione al tram, avete fatto il biglietto? No, meglio di no, perché il tram è molto lento. Poi ovviamente che cosa potrebbe succedere, mamma mia ragazzi, proprio in faccia, mamma mia, stavo pigliando un'altra volta le palle in faccia a tutta forza. Siamo attenti ovviamente a questa parte qua, vedete un pochettino cosa sta succedendo, addirittura il ponte di Brooklyn, ragazzi, il ponte di Brooklyn, guardate ovviamente il mitico, ragazzi, possiamo usare quindi la Super Nitro, pensate un pochettino, guardate la Nitro che cosa ci porta ovviamente ad avere, a ricevere praticamente una grande sferzata di simpatia, una grande sferzata di allegria. Quindi ce ne andiamo praticamente da questa parte qua, guardate, molto molto bello, devo dire la verità, come gioco, anche se ovviamente ambientato principalmente di notte, ragazzi, veramente stupendo, dobbiamo dire la verità. Possiamo dire adesso ci tocca al secondo player praticamente, non so per quale motivo, perché i gettoni sono infiniti, allora si pensa ovviamente il videogioco che possa praticamente utilizzare di voler giocare sempre in quattro persone nello stesso tempo. Se voglio giocare da single con i soldi in tasca non lo posso fare. Possiamo scegliere ovviamente di prendere ovviamente, pensate un pochettino, fino a 6 musiche, ragazzi, pronti pronti pronti, vediamo un pochettino, potevo cambiare un pochettino anche il contatto
il contagiri, praticamente il contagiri del gioco. Invece no, ragazzi, vi faccio vedere anche la visuale dall'interno, molto simpatica e carina. Vediamo un pochettino se riusciamo praticamente a fare di tutto e di più. Andiamocene quindi da questa parte qua, vediamo ancora, guardate come vado ovviamente qui sopra a correre. Immediatamente vado sulla parte ovviamente del tram. Ah, boom, in faccia proprio, ragazzi, veramente in faccia. Ci siamo fatti ovviamente male, vedete un pochettino. Addirittura vado a tagliare qui sotto il mitico stradello. E quindi ovviamente adesso dobbiamo tagliare e andarci praticamente da quest'altra parte qua. Andiamo ovviamente a farci una curvatella qui sopra e vediamo un pochettino che cos'altro andare ovviamente a compiere. Ragazzi, è un gioco veramente molto gradevole, un gioco anche molto molto bello, dobbiamo dire la verità. Vedete, ce ne andiamo piano piano da quest'altra parte qua. Abbiamo anche la mitica, ditelo voi, Nitro. E beh, è vero, velocissimo, dobbiamo dire la verità. Guardate qui sopra le macchine ci bussano, dicono: caro giocherellone, ma che cosa stai facendo stamattina? Ragazzi, guardate qui sopra il mitico, come si chiama, il mitico Nitro, veramente volando, veramente assurdo, ragazzi. Guardate qui sopra, e veramente, ovviamente stiamo parlando veramente di qualcosa di incredibile. Se abbiamo un'altra Nitro, quindi possiamo battere ancora oggi il record del mondo, ragazzi. Vedete un pochettino, quindi me ne vado praticamente da quest'altra parte qua. Dobbiamo stare attenti a quest'altro campatello. Ecco qua, vedete, è Nitro è quasi pronta, ragazzi. Quindi andando sempre più veloce, vedete, ecco qua, ragazzi, mitica Nitro per andare a compiere, a battere praticamente il record del mondo. È veramente simpatico questo giochetto. Immaginate com'era giocarlo praticamente con il mitico praticamente qui, volantone praticamente. Perfetto, ce ne andiamo quindi qua sopra. Abbiamo esaurito praticamente tutta la Nitro e abbiamo completato anche questa incredibile gara con questa fantastica autovettura. Voglio riavviare, faccio prima riavviare facendovi vedere praticamente in un altro percorso, altrimenti veramente non la smettiamo più. Andiamo quindi subito a iniziare a giocare. Non ho capito per quale motivo. Shift up down to select, shift up down. Ah, perfetto, perfetto. Andiamo quindi adesso finalmente a giocare. Quindi possiamo avere, vedete, alcuni stage non li possiamo selezionare se giochiamo praticamente da soli. Molto triste questa cosa qua. Andiamo a prenderci la macchina che praticamente non abbiamo utilizzato, ovvero la Type 5. Guardate che macchinona veramente bellissima. Dobbiamo dire la verità: entra dentro la macchina e trovi la sorpresa, trovi Alessandro Arcangeli, trovi il leone di Rimini con il cambio Shimano in mano. Andiamo, siamo attenti, vedete, dobbiamo rivaleggiare, vedete, ragazzi, con un'altra macchina. Quindi non giochiamo più in quattro giocatori nello stesso tempo. Vedete, il macchinone praticamente è andato, ragazzi. Quindi stiamo molto attenti perché grande macchina che esce. Prima non so, uscivano le macchine? Sì, uscivano. Perfetto, ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua. Attenzione al furgoncino che ovviamente sta portando chissà che cosa, ragazzi. Il furgone che ovviamente va a consumare tantissimo, tantissima benzina, ragazzi. Siamo attenti perché questa macchina va velocemente in testa coda e quindi dobbiamo stare. Mamma mia, ragazzi, guardate qui come ci supera! Guardate qui come ci supera e dove vai praticamente. Qui sotto nella tangenziale della metropolitana, ragazzi, siamo nella parte della metropolitana dove viaggiano i treni. Quindi veramente assurdo, ovviamente non fatelo a casa, ragazzi. Vedete, una Dodge Viper, perché ovviamente simile Dodge Viper, che cosa, mamma mia, i camion praticamente stavamo andando praticamente in faccia alla metropolitana senza aver fatto il bigliettone. Praticamente dobbiamo stare quindi molto attenti. Andiamo ovviamente qui sopra a cercare di riprendere quello che è il nostro avversario. Vedete, ragazzi, la macchina forse è un po' lenta e andiamo ovviamente qui sopra. Guardate qui sopra cosa c'è, i tornelli, dobbiamo salire praticamente per le scale. Ragazzi, una macchina fatta ovviamente in una certa maniera quasi indistruttibile, dobbiamo dire la verità. Ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua, vedete, e siamo ancora nelle macchine, ci vanno a bussare praticamente. Siamo riusciti a sorpassare il nostro avversario, ragazzi, però non è tutta rose e fiori. Comunque il gioco è veramente molto molto bello, devo dire la verità, non me lo aspettavo così. Una volta compri in faccia proprio, ragazzi, in faccia proprio, bellissimo questo fatto qua che si possa boostare. Mamma mia, la macchina si è ribaltata, ragazzi, una macchina di plastica praticamente. Avete visto cosa è successo? Stiamo molto attenti, dobbiamo stare, dobbiamo tagliare ovviamente il percorso da quest'altra parte qua. Siamo pronti praticamente a tagliare subito il percorso. Dobbiamo cercare il nostro doggino, praticamente il doggino o il doccino nel caso ovviamente in cui dobbiamo lavarci, ragazzi, ma non so se vi siete lavati stamattina. Questo non lo so, a me non interessa, nel senso che mi dispiace di voi se siete un po' puzzolentoni. Perfetto, ragazzi, abbiamo perso, abbiamo anche ammaccato la nostra autovettura che si è fatta veramente parecchio male. Vediamo un attimo, ovviamente, vedete, per quei 4 secondi e 60
abbiamo perso 4 secondi e 60. Guardate la macchina, ovviamente che adesso dovremmo andare a riparare, pensate un pochettino, quindi possiamo anche andare. No, non volevo giocare perché mi fa giocare. Ecco qua, non volevo giocare di nuovo. E quindi ragazzi, vi faccio vedere, ci facciamo ovviamente tutte le macchine, ma ci facciamo anche tutti i percorsi, perché è inutile ovviamente farvi vedere 28.000 volte lo stesso percorso, giusto per farvi vedere la varietà di questo gioco, che non è malvagio, non è davvero malvagio, ragazzi, dobbiamo dire la verità. Andiamo ovviamente a buttarci da quest'altra parte dove stanno le navi addirittura, e andremo ovviamente a scegliere non questa macchinuna ma addirittura questo super bolide, che è praticamente il Type 6, così lo chiamo. In realtà è una Dodge Viper, caricamenti veramente istantanei, dobbiamo dire la verità. Possiamo selezionare le varie musiche, mettiamo la musica 6 e combatteremo contro l'auto rosa, l'auto di Mirko Papella, perché voi sapete che Mirko Papella ama il colore rosa, pensate un pochettino. Quindi stiamo attenti, pronti ovviamente ad andare avanti. Ci sta tagliando la strada la nostra la macchinina, vedete un pochettino qui sopra, quindi immediatamente siamo pronti, ragazzi, a fare che cosa? La grande derapata, quindi ad andarcene praticamente da quest'altra parte qua e vedere quindi come ovviamente andare a sopperire a questa grande situazione. Una situazione, ecco qua, mamma mia ragazzi, veramente assurda, dobbiamo dire la verità. Quindi ce ne andiamo quindi da quest'altra parte, attenzione, 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 e vedete un pochettino che cosa andare a fare, che cosa andare a compiere. Andiamo quindi a sorpassare di proprio in faccia, ragazzi, dobbiamo dire la verità, proprio in faccia, vedete, ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua, in questo altro luogo, quindi perfettamente, quindi guardate un pochettino che cosa ovviamente andiamo a compiere, che cosa andiamo quindi ovviamente a fare, vedete, andiamo ovviamente a sorpassare tutto e tutti, andiamo quindi a tagliare praticamente quest'altra parte. Ma purtroppo le stradine qui sono un pochettino strette, devo dire la verità. Andiamo ovviamente subito ad accelerare e vediamo quindi che cosa compiere, che cosa andare ovviamente a fare. Attenzione ovviamente a questa parte qua, che va ovviamente immediatamente a essere molto molto, vedete ragazzi, subito ovviamente dobbiamo premere l'acceleratore per andare ovviamente molto molto più avanti. E quindi attenzione a queste scalette, dobbiamo dire la verità. Andiamo ovviamente a saltare, il nostro avversario è praticamente da quella parte là, ma l'abbiamo quasi raggiunto, ragazzi, dobbiamo dire la verità, mamma mia, un testa a testa veramente spettacolare, bello questo gioco, devo dire la verità, bello. Siamo arrivati addirittura primi, non male, non male, lo consiglio sicuramente. Certo, gare molto molto veloci, ecco qua, vedete ragazzi, veramente molto gare molto molto veloci, quindi sicuramente addirittura ghettine, praticamente car select il type 9, praticamente, quindi cambiamo macchina di gara in gara, quindi molto innovativo anche questa parte qua. Peccato che il gioco ovviamente non sia uscito per altre praticamente, vedete ragazzi, mi sembra che si sia stato aggiunto anche un altro percorso, quindi ti dà la possibilità di vedere addirittura, vedete ragazzi, abbiamo sbloccato delle altre musiche, vedete ragazzi, che possono essere utilizzate solo per questo tipo praticamente di tracciati, quindi veramente bellissimo. Guardate anche i formini, i vari effetti praticamente, la grafica è molto molto resistente, è molto stabile, devo dire la verità, veramente fantastico, molto gradevole, un gioco che sicuramente si porta a essere sicuro, ragazzi, in testa coda addirittura, ci porta a essere praticamente il mitico gioco della Sammy, uno dei titoli ovviamente più belli prodotti forse per il sistema Atomic Swift di tipo ovviamente racing game. Siamo attenti su questa parte qua e immediatamente cerchiamo di recuperare il nostro avversario, quindi stiamo attenti di qua, vedete, lo teniamo proprio davanti, ragazzi, lo vedete, lo riconoscete dalle scette praticamente, quindi immediatamente cerchiamo addirittura una cabina del telefono, siamo andati ovviamente a cercare, quindi un gioco veramente estremamente arcade, ma estremamente, stiamo attenti perché non possiamo poi dopo utilizzare per troppo tempo la mitica nitro, vedete ragazzi, andiamo nei giardinetti, chissà che cosa fate voi nei giardinetti, dobbiamo dire la verità, quindi guarda, andremo praticamente a tozzare verso qualcosa, immediatamente succederà qualcosa di molto brutto, quindi come potete notare dobbiamo stare attenti, si time extended, però mi pulisco praticamente il GU, ragazzi, qui sopra che cosa sta succedendo, inversione veramente di marcia, quindi attenzione, andiamo su, cerchiamo di andare sulla strada, cerchiamo ovviamente di andare veloci in N220 boss praticamente, ragazzi, molto 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 intrigante, però devo dire la verità, questo
questa mitica situazione. Ovviamente la macchinina sta praticamente andando a quel paese, ragazzi, però la macchina avversaria sta ancora lì sopra. Mamma mia, siamo andati addirittura un camion, e ancora siamo vivi, praticamente non siamo morti. Praticamente dobbiamo stare quindi attenti da questa parte qua, che cosa sta facendo la macchina, ci sta aspettando, ragazzi, non lo sappiamo. L'abbiamo superata? Non credo, perché sta praticamente lì sopra. Invece sì, l'abbiamo praticamente, sta davanti a noi, ragazzi. Immediatamente dovete fare il nitro, perché ragazzi, qui sopra ovviamente, guardate qui, la macchina ovviamente non ce la fa più, non ce la fa più, ragazzi, sta veramente per scoppiare. 10 secondi solamente alla botta, praticamente 10 secondi alla botta. Cerchiamo subito quindi di arrivare praticamente a dove, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, proprio finish, sì, però veramente abbiamo fatto una brutta fine, ragazzi. Guardate la macchina che come è stata appunto ridotta, ragazzi. 2 secondi e 7, 2 secondi e 3. In realtà abbiamo giocato molto male, abbiamo fatto un forte incidente all'inizio del gioco, ragazzi, e questi sono i rumori del giocherellone, ragazzi. Allora, finisce mai in che condizione? In che condizione? Diceva un mio amico praticamente, che aveva una ragazza molto focosa. Abbiamo finito finalmente. Lei, ragazza, sì, abbiamo finito, ovviamente, ma in che condizioni ti ho lasciato? Capisci a me, ecco qua, caro Marco Carnevale, caro Marco Tiello, ragazzi, voglio fare però un riavvio veloce, dobbiamo dire la verità, perché con questo videogioco a volte mi vado ovviamente a bloccare la viva rotta, no? In realtà era il contrario, era lui che era praticamente molto molto focoso, scusami caro Marco Carnevale, era lei che era molto molto focosa, e lui praticamente rimaneva, però diceva: mamma mia, sono stato distrutto da te, cara mia fidanzata. In realtà pensa un pochettino, quindi veramente qualcosa di incredibile, dobbiamo dire la verità, che si veniva appunto a verificare in certi contesti, dobbiamo dire la verità, quasi aziendali, dobbiamo dire la verità, perché ovviamente si vedevano nei momenti in cui si alzavano in ufficio. Pensa un pochettino, quindi ce ne andiamo quindi a prendere ovviamente la mitica macchina. Aveva perso l'energia vitale, aveva perso il Dragon Ball, praticamente aveva perso l'energia vitale e doveva mettere un altro gettone, capito, per continuare. Veramente assurdo, incredibile, dobbiamo dire la verità. Questo mitico ovviamente mio ex collega, che poi non so, si è sposato, non mi ricordo se si è sposato, oppure forse si è sposato proprio con la ragazza che lo consumava. Va bene, ragazzi, Rocket lo chiamavano, praticamente Rocket con due R, praticamente, quindi dove l'ha messo il gettone? Il mio gettone l'ha messo ovviamente nel distributore di Viagra, forse. Penso un pochettino, mi ricordo che un tempo fa su un forum di discussione di bodybuilding ci stava un ragazzo che diceva: io per avere rapporti ovviamente carnali con la mia fidanzata devo usare praticamente il Viagra. Penso un pochettino, devo usare il Viagra. E tu dici: ma come, scusami, tu alla tua età vai a usare queste cose? E tu sì, perché ovviamente a furia di allenarmi il bambiniello praticamente non funziona più. In realtà ovviamente lui prendeva delle cose, dei dopanti praticamente per allenarsi, e quindi ovviamente un po' tutti ridevano, perché dicevano: sì, ma come, tu ti alleni, aumenta il testosterone, non è che diminuisce, quindi tu prendi qualche cosa, per questo il tuo bambiniello praticamente non funziona più. E quindi lui praticamente prendeva, oltre a quelle cose illegali, quelle schifezzelle ovviamente, per far crescere, per pompare i muscoli, prendeva anche il Viagra, penso un pochettino, perché non gli funzionava più bambiniello. Ecco qua, quindi andava a mettere il gettone direttamente nel distributore di questa pillolina azzurra. Penso un pochettino, mi ricordo i bambini non rispondeva più, non dava più segni di vita. E vabbè, dobbiamo dire la verità, sono quelle situazioni in cui veramente a volte tu dici: ho fatto tanto per allenarmi, ho fatto tanto per attirare forse le donne, non tanto con la mia intelligenza ma forse con la mia estetica, e poi quando la donna va a abbassare il pantaloncino non è più l'effetto all'Alessandro Arcangeli, dove tu trovavi il bambinello sempre pronto, ma in realtà trovavi ovviamente il bambinello che voleva il gettone praticamente, quindi il gettone per andare ovviamente a essere di nuovo usato, necessitava della pasticchetta blu. Veramente assurdo, veramente quelle situazioni molto molto veramente tristi, dobbiamo dire la verità. E poi ragazzo, poi dopo non lo so che cosa fece, praticamente forse si arrese al bambiniello, praticamente siamo arrivati, abbiamo finito la gara, ma siamo arrivati ai secondi, l'auto invece sta andando praticamente a fuoco, è una situazione anche molto brutta, dobbiamo dire la verità, e non sappiamo, il rivale ha vinto, e noi ovviamente che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Rimaniamo ovviamente quasi distrutti. Non tutti possono essere il leone di Rimini, che ti ricordo andava in bicicletta vicino alle turiste a dire: vuoi vedere un bambinello, vuoi vedere il mio joystick, il mio bambinello. E poi ovviamente se ne tornava a casa, perché molte turiste si spaventavano di queste grandi prestazioni ovviamente che il ragazzo aveva, ovviamente stiamo parlando di Alessandro Arcangeli, detto anche il leone di Rimini.
Ragazzi, il mitico amico che ultimamente stiamo vedendo veramente poco sui nostri canali, forse molto impegnato con la vita vera, ragazzi, è molto impegnato con la vita vera o con le poste italiane, impegnato, non lo sappiamo, quindi dobbiamo stare molto attenti, ragazzi, dobbiamo stare attenti al nostro Bamboniel, quindi siamo molto su questo, ovviamente molto attenti, ragazzi, ovviamente abbiamo conosciuto questo percorso, quindi tendenzialmente adesso non credo che avremo delle difficoltà, ovviamente, a completare il tracciato. Comunque gioco veramente bello, gli do un bel 8, devo dire la verità, è molto molto versatile, devo dire la verità, è divertente veramente, forse anche più divertente di un Need for Speed, che spesso è anche più lento, ragazzi, è bello, veramente bello, un peccato che non sia mai uscito sul Dreamcast. Oltretutto la grafica ha il suo perché, ragazzi, ha il suo perché, devo dire la verità, molto molto carismatica, tantissime macchine, ovviamente fin dall'inizio il gioco arcade, quindi è giusto che sia così, il nostro rivale praticamente ci viene da dietro, ci ha fatto veramente molto molto male, ragazzi, stiamo attenti ovviamente a questa parte qua, cerchiamo ovviamente di superare tutto e tutti. Vedete un pochettino grande sgommata, dobbiamo dire la verità, la sgommatiella, ragazzi, vedete un pochettino qui sopra cosa sta succedendo su questo channel, ecco qua, Bamboniel, ragazzi, di qua dobbiamo cercare ovviamente, forse lui ti seguiva stando in fila alle poste ed è stato cacciato perché occupava sempre il posto, e può essere, ecco qua, ti immagini, scendi, trasmettendo il Joker Rune. Allora adesso ovviamente prendo e scendo, ovviamente non posso più collegarmi ovviamente al canale Giocherellone, e quindi non scendo più di casa, vado a fare solo commissioni, il mio lavoro, penso un pochettino, e quindi Alessandro Arcangelo, devo dirti la verità, non sta venendo, e questo ci dispiace veramente molto, dobbiamo dire la verità, perché non è sempre stato un amico di un certo livello, una certa caratura, di una certa anche, diciamo, confidenza che ha avuto sempre con noi, e quindi ci ha allietato non per mesi, non per giorni, ma per anni addirittura, o per decenni addirittura. Possiamo prendere la macchina, il Type 9, la macchina che assomiglia a quella là di Alessandrino Arcangelo, che aveva prima ovviamente di essere buttato fuori dalle poste italiane. Va bene, signori, andiamo ovviamente da quest'altra parte, ci facciamo quasi questo ultima, diciamo, garetta, anche se ci sono anche delle altre macchinine che volevo farvi vedere. Vedete, possiamo quindi selezionare varie altre musiche praticamente direttamente dalla lista. Guardate che bella questa macchina, guardate la ruota come gira praticamente, guardate che partenza veramente a fiocco di neve praticamente. Mi ricordo quando Marco Carnevale venne a Napoli, e a Napoli in faccia proprio, a Napoli praticamente andò da Nennella, era Nennella, non mi ricordo, era forse Nennella, non mi ricordo qual era, e andò da Poppella a comprare il fiocco di neve, ragazzi, con la crema praticamente all'interno, il fioccolino praticamente, il bombolone di neve praticamente. Guarda qua, guarda cosa è successo, caro Marco Carnevale, con questa autovettura l'abbiamo già rotta praticamente. Fu come praticamente quel mio amico diceva, che disse ovviamente, conobbe quella ragazza, disse: mamma mia, ti hanno già rotto. Ho detto: no, vabbè, sono stato anche con Alfredo Hitchcock nel gioco, sono le vele di Scampia ovviamente, più o meno, se tu vai dalle zone di Scampia è più o meno questa ovviamente la zona, devo dire la verità, nel bene o nel male, più nel male, devo dire la verità, è un posto un pochettino degradato, devo dire la verità, e me ne dispiace, vedi un pochettino la donna che ovviamente tende sempre a gridare, a dire anche qualcosa, in cui ovviamente si sta emozionando questa signorina, che ovviamente vedete un pochettino si vado qui sopra a volare praticamente nel blu dipinto di blu, come chiamava e che cantava il grande Modugno, che ovviamente il caro Marco Carnevale conoscerà anche, in faccia al muro, ragazzi, in faccia al muro, ti schiatto in faccia al muro, ma immaginate Marco Carnevale quando andava praticamente a scuola, ragazzi, andava a scuola ed litigava con i compagni di scuola, i compagnelli, non ho capito chi comprava i bomboloni, ovviamente è riferito praticamente a una situazione molto particolare, ovviamente legata a delle merendine praticamente, che quando li vidi io dissi: i bomboloni, ecco qua i bomboloni, ovviamente molto particolare, attenzione ovviamente al carrettino, praticamente al furgoncino, pronto ovviamente a portarci da qualsiasi parte, ragazzi. La macchina ovviamente fra poco ti apro in due, diceva ovviamente Fantozzi a Pina, diceva: ti apro in due, Pina, come una mela, ecco qua, è la mela ovviamente riferita anche al mitico Paolo Villaggio, detto anche Ugo Fantozzi, ecco qua, quando risale questo episodio, l'episodio del bombolone a tanti tanti anni fa, 5-6 anni fa, penso un pochettino, quando Mirko Papella già mi seguiva, Mirko Papella a quel tempo era addirittura minorenne, pensate un pochettino, oggi è minorato, ragazzi, e quindi no, try your best record next time potrai giocare praticamente solo due partite con un gettone, ti faccio giocare solamente massimo per due volte, perché con l'elettricità costa, che merendina erano, dei bomboloni discount, pensa un pochettino, forse dei bomboloni quelli là ripieni alla crema, affogati dentro al caffè. Andiamoci a fare un'altra partita, perché ragazzi il gioco mi è piaciuto, quando il gioco piace al giocherellone, voi lo sapete,
Ovviamente che il giocherello ne ve lo fa vedere, ve lo fa vedere ragazzi, il giocherellone quando gli piace. Ecco qua andiamo sul ponte di Sunnywood praticamente e vediamo che cosa fare, vediamo quali autovetture quindi scegliere. Vedete c'è la rossa, ce l'abbiamo, guardate questa qua, questa è bellissima ragazzi, guardate questa qua, il bombolone Top 10, quel bomboloni Bandai Namco, è un nuovo gioco praticamente, bomboloni di Naruto, molto bello devo dire la verità ragazzi, Naruto, il mail anime preferito da Marco Carnevale, Naruto o Naruto, dobbiamo dire la verità, un rutto alla volta, dobbiamo dire la verità. E quindi ce ne andiamo praticamente per questa parte qua, vedete come vado subito ad accelerare ragazzi, è veramente qualcosa di incredibile, di meraviglioso questo gioco, provatelo, procuratevelo perché ne vale veramente ragazzi la pena, super turbo praticamente da questa parte qua e poi super sgommatella, praticamente avete visto la sgommatella che ti può aiutare praticamente da quest'altra parte qua. Ma che cos'è il ritorno al futuro? Con ritorno al futuro, ma na na na, buona back to the future, mamma mia ragazzi, veramente accelerazione incredibile, fantastica, meravigliosa, è veramente qualcosa di stupendo ed eccezionale, veramente come diceva il grande Diego Abbatantuono, l'attore preferito dal mitico Marco Carnevale, penso un pochettino Marco Carnevale, detto anche il Rombastaier, pensate un pochettino Rombastaier perché faceva il rombo con il motore, guarda Marco Carnevale quando vola, incredibile ragazzi, Marco Carnevale quando vola è fatto così, Marcatiello giro, addirittura anche il Mirko Papelle è fatto così praticamente. Va bene ragazzi, ce ne andiamo quindi da questa parte qua, subito andiamo, mamma mia, è bello ed è intrigante vedere questo gioco, quindi che dirvi, io sicuramente non posso che consigliarvelo perché ne vale sicuramente la pena ragazzi, guardate che veramente super acceleration alla Marcatiello Carnevale che ti aiuta nella preparazione agli esami, pensate un pochettino, quindi veramente bellissimo, veramente contattate Marco Carnevale se volete avere le ripetizioni per gli esami di scuola, pensate un pochettino ragazzi, e vi aiuterà, molto molto intrigante, molto molto bello. Facciamoci un ultimo riavvio e guardiamoci il videogioco insieme ragazzi, perché questo videogioco si attiva praticamente subito, basta premere infatti due volte come potete vedere. Andiamo quindi, vedete ragazzi, va a scegliere praticamente il nostro one credit, one man, one girl, we hold tonight, alla mitica stile Freddie Mercury ragazzi, pensate un pochettino, ve lo ricordate Freddie Mercury, il grande cantante dei Queen, pensate un pochettino, quindi andiamo a piare la mitica macchina, guardate la super macchinona ragazzi, questa qua è bella, che sarebbe una Toyota Supra, ecco qua il clone della Toyota Supra, veramente peccato che la Toyota non abbia fatto causa alla Sammy, o peccato per fortuna direi più che altro. Andiamo a selezionare la musica numero 3, la musica che tanto vi piace. Andiamo qui sopra ad accelerare e da bomba, vedi un pochettino, da bomboloni praticamente, da bomboloni c'è scritto dietro, veramente, veramente assurdo, dobbiamo dire la verità. Andiamo ovviamente subito ad accelerare in modo tale da arrivare quanto prima, primi appunto. Vedete, è molto Need for Speed, devo dire la verità, con queste ovviamente queste lucette praticamente che si attuano praticamente dietro. Andiamo ovviamente a girare subito ad accelerare, veramente assurdo. Purtroppo il nostro avversario tende a fare lo stesso e infatti ci troviamo in una situazione molto bruttariella, dobbiamo dire la verità. Immediatamente abbiamo accelerato qui sopra, vedete ragazzi, guardate qui sopra che cosa c'è. C'è che il nostro incredibile cantagiro si sta spostando praticamente qui sopra. Attenzione perché ragazzi qui dovremmo praticamente andare a tagliare un pochettino la curvatiella ragazzi, vedete un pochettino cosa sta succedendo, veramente assurdo, e sensazione di velocità meravigliosa devo dire la verità. Non è un gioco brutto, pensavo fosse una schifezza, devo dire la verità, quando l'ho visto, invece nella sua semplicità affascina ed è, non posso che consigliarvelo sicuramente, peccato che appunto non sia uscito in versione Dreamcast, perché sicuramente avrebbe avuto forse delle altre aggiunte e delle altre anche modalità, ne vale la pena sicuramente, è veramente potentissimo, infatti l'hardware Dreamcast viene sfruttato in una maniera eccellente, guardate che mega salto, ragazzi. No, dietro la macchina, ragazzi, ho perso tutta la prima posizione, devo dire la verità, peccato davvero, siamo arrivati praticamente alla parte appunto finale.
Va bene, signori, proprio ultimissima, ultimissima partita. Con che cosa? Con l'auto dei vostri sogni, l'auto di Marco Carnevale. Pensate un pochettino, quindi immediatamente premiamo ovviamente il nostro tasto start, Atomic Sweep, quindi direttamente, quindi one player, one credit, iniziamo a metterci, ad andare praticamente nella zona, vedete qua, qui sopra Sunnywood, qui sotto. Andiamo a selezionare come macchina l'ultima praticamente della lista, avete capito bene, l'ultima della lista, che è quella là. Io l'ho l'auto sempre dal meccanico, perché non sa usare la frizione. Marco Carnevale praticamente o un'auto vecchia oppure preme troppo la frizione. Pensate un pochettino, quindi andiamo a caricare tre puntini e subito si gioca, ragazzi. Vedete, andiamo a mettere praticamente come ultima traccia la numero 6 che gli piace a Marco Carnevale, macchina molto ribassata, e una Nissan dovrebbe essere questa qua, forse un clone della Nissan, molto molto bello, dobbiamo dire la verità. Andiamo, ovviamente, vedete, siamo race leader, addirittura, vedete, 1, 2, 3, incredibilmente subito andiamo ad accelerare, ragazzi, è veramente stupendo. La macchina di Marco Carnevale, sempre da meccanico, così Marco Carnevale non paga la benzina, non paga il GPL, non paga il diesel. Non sappiamo nemmeno se la macchina di Marco Carnevale ovviamente è assicurata, è al bullo, penso di sì, perché poi figuriamoci se marchettiello ovviamente si crea un problema con le autorità competenti. Immediatamente, ragazzi, andiamocene quindi da questa parte qua, siamo attenti, anche perché adesso con il sistema praticamente di supervisione tramite videocamere, non c'è nemmeno bisogno che la polizia ti fermi per vedere se sei in regola. Quindi le targhe vengono praticamente immediatamente tracciate, ragazzi. Guardate qui sopra cosa sta succedendo, into the chain, addirittura ci sono questi elementi che vanno praticamente a rallentare quello che è nostro, ovviamente, operato. Andiamocene quindi da quest'altra parte qua, siamo sempre in città, insieme a Marco Carnevale, praticamente insieme a Marco Carnevale, il divertimento è assicurato, ragazzi, avete capito bene, con Marco Carnevale. E attenzione a quella macchina che potevamo addirittura prendere praticamente di faccia, e sarebbe stata una situazione molto 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 brutta, dobbiamo dire, vedete, massimo booster. Stiamo attenti a questa parte qua perché, ragazzi, siamo arrivati praticamente, mamma mia, proprio in faccia, devo dire la verità, e siamo arrivati, veramente bellissimo, grande grande grande, molto 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 bello. Come videogame, dobbiamo dire la verità, voto non dico 9, però un 8 ci sta. È fatto bene graficamente, è fatto bene dal punto di vista del gioco, le modalità di gioco, ovviamente anche addirittura si possono, cambiamo macchina giusto per variare, si possono addirittura cambiare i giocatori, vedete anche praticamente i tracciati. Andiamo sopra il ponte, vediamo cosa ci offre ovviamente in questo caso. I caricamenti sono a tre puntini, il terzo puntino ovviamente è subito il caricamento. Mettiamo come traccia una traccia random, quindi continuiamo quindi a premere. Quindi adesso ci siamo scambiati la macchina con il nostro antagonista. Immediatamente andiamo 6DE, vedete un pochettino, quindi non è più la macchina che avevamo prima, la Toyota Supra, il clone della Toyota Supra, ma è la macchina che era la macchina dei bomboloni, dei bomb, praticamente dei bomb, così lo dovete dire. Mi raccomando, fatemi pervenire tutti gli audio quando ovviamente fate questa cosa. Vedete, ragazzi, guardate qui sotto cosa sta succedendo. È immediatamente, mamma mia, grande grande Ravensburger. La grande Ravensburger è la casa che faceva i mitici puzzle. Pensate un pochettino, quindi ce ne andremo praticamente da questa parte qua, vedete un pochettino, ce ne andiamo da questa parte qua e ci spostiamo quindi per vedere che cosa fare, vedete, signori. Quindi immediatamente andiamo ovviamente qui a correre, vedete, immediatamente andiamo qui da quest'altra parte qua. E ci spostiamo perché il caso è venuto il momento, di scappare, ragazzi, di scappare, vedete, e di andarcene. Quindi vedete un pochettino qui sopra cosa sta succedendo, vedete, incredibilmente, vedete, ragazzi, e ci siamo pure un po' bloccatelle, dobbiamo dire la verità, ci siamo pure un po' bloccatelle. Ce ne andiamo quindi da questa parte qua e vediamo quindi cosa andare a compiere. Vedete, andiamo quindi a saltare da quest'altra parte qua, ci spostiamo ed è un gioco sicuramente che ti fa capire tante cose della vita. Vedete un pochettino, quindi andiamocene quindi da questa parte qua. Stiamo anche piano piano aumentando la nostra nitro. Ovviamente mi sembra che addirittura tenda a bloccarsi, poi dopo un pochettino di tempo, purtroppo siamo arrivati quasi alla fine del nostro tracciato, quindi dobbiamo quanto prima recuperare la macchina. Il nostro avversario sta praticamente davanti, andiamo ovviamente a cercare quindi la nitro, teniamo sempre premuto casomai il pulsante della nitro se riusciamo a gestire ovviamente la corsa. Mi sembra abbastanza fattibile, abbastanza facile, stiamo giocando ovviamente col gioco
iPad, quindi dobbiamo quindi capire un attimo cosa andare a fare, cosa andare appunto a comprare. Abbiamo perso e purtroppo, ragazzi, che dirvi, è una situazione che non ci aspettavamo. E quindi ragazzi, che dirvi su questo mitico, andiamoci a fare un riavvio, questo mitico video che Carnazzone, io l'ho sempre, io l'ho, vedete, Carnazzone a forma per esempio di mitico orsacchiottone. Ecco qua, ragazzi, quindi che dirvi, un gioco sicuramente veramente bellissimo, questo titolo di corse uscito per hardware Atomic Swift, Faster Than Speed, faster sarebbe più veloce della luce, della velocità, praticamente più veloce della velocità. Io gli do un 8, gioco molto stabile graficamente, molto veloce, affascinante soprattutto nelle autovetture, tracciati nella media, devo dire la verità, bellissimi gli effetti luce. E quindi devo dire la verità, il fattore di giocabilità è molto molto alto, infatti ho giocato per circa 40 minuti e il tempo è praticamente volato. Ve lo consiglio, unica pecca, lo trovate solamente in versione arcade e quindi ovviamente con tutti i limiti di un videogioco, soprattutto di corse, per la versione arcade. Io ve lo consiglio senza alcuna ombra di dubbio. Per il resto, ovviamente, se amate il format dei miei, ovviamente, videogame, ragazzi, iscrivetevi quanto prima al canale, ai canali del Giocare Noi, YouTube e Twitch sono i principali. Potete anche abbonarvi e donare, pensate un pochettino, in modo tale che possiate fare anche le vostre richieste in merito agli argomenti che tratto, dei videogiochi, ovviamente, agli altri. Andate sul mio canale YouTube, che è il mio archivio, vedete tutti i link a tutti i miei social, nonché addirittura le playlist e podcast legate a tutti gli argomenti che ho trattato. Ci sono 3400 video, tutti per voi, andateci perché mi fa piacere. Io vi ringrazio per la visione, saluto il mitico Marco Carnevale, detto anche Carnazzone, che mi ha fatto compagnia fino adesso, ci siamo fatti tante risate. Entrate anche voi nel club del giocherellone, non si paga niente, almeno al momento, ci mancherebbe, quindi venite, vi aspetto, abbraccio veramente aperte. Io vi saluto ancora Marco Carnevale, ci vediamo dopo con altri video dal vostro giocherellone. Ciao a tutti e a tutti.